CISL Funzione Pubblica Campania organizza questo momento, diciamo, organizzativo con il segretario nazionale Fabri. Sì, in tutta Italia stiamo presso oggi, siccome il mondo locale fa che abbiano gli interlocutori e le problematiche, vogliamo come sindacato mettere insieme nuove proposte organizzative per consentire ai lavoratori, agli iscritti e anche ai delegati di avere una nuova mappa di conoscenze e competenze, perché è un periodo molto critico, il governo ha idee strane, sono tanto giovani ma poco esperti e quindi dobbiamo come sindacato anticipare mosse di disgregazione che Renzi e sto governo sta già facendo. In questo periodo esatto si parla solo di pari, province, non ultime le prefetture. Qui in Campania abbiamo avuto l'accorpamento della prefettura di Avellino e Benevento. Questa è una dimostrazione chiara, province e prefetture, di come il governo, anche se fatto di giovani, non ha un'idea organizzativa nuova, non vuole riorganizzare i servizi e le funzioni, vuole approfittare della scusa dei tagli lineari per mettere in confusione molti dei servizi alle imprese e alle persone. È la dimostrazione dell'incapacità, la scarsa conoscenza di quella che è la complessità organizzativa del pubblico impiego, e noi su questo colpo dopo colpo continueremo a spiegare ai cittadini e agli imprenditori che in questo modo si toglieranno non tanto e solo servizi o dipendenti pubblici, ma si mette in discussione la sicurezza, la capacità di fare un lavoro nuovo, cioè è un programma che non funziona e noi dovremmo farlo capire per far cambiare idea al governo e tutelare le comunità in sicurezza, istruzione e sanità e tante altre cose. La CISL rimane sempre un sindacato di concertazione oppure sta cambiando? La CISL è un sindacato che fa proposte serie, che non racconta balle alla gente, che qualche volta rischia di essere impopolare perché non viene vista muscolare come gli altri, ma in realtà ha un suo DNA molto chiaro, capire la complessità dei problemi e portare avanti proposte concrete per fare cambiare idea. L'abbiamo fatto in tanti anni, nell'84, negli anni 50. Questo è un periodo ancora più difficile, ma dimostreremo che dovranno tornare sulle loro decisioni e riorganizzare come chiediamo noi. Un messaggio per tutti i lavoratori iscritti della CISL Campania. Avere fiducia, anche se un momento in cui c'è il rischio di non averne, e credere che riusciremo a passare questo guado fatto da politici che, non riuscendo a riorganizzare, accusano i lavoratori. È un'opinione pubblica falsata, nell'idea del lavoro vogliamo riportare le persone e la loro professionalità ad avere un ruolo centrale nel paese per lavorare meglio per la comunità e cambiare la politica incompetente. Conferenza organizzativa della Campania, la CISL diciamo si organizza, ma è la CISL Funzione Pubblica Salernitana è compatta. È compatta e partecipa a questa assemblea, contribuire tentando quelli che sono i processi di riorganizzazione di tutta l'organizzazione, sia quella di federazione sia quella confederale. Abbiamo dato nelle nostre assemblee degli spunti e di riflessione molto importanti. Oggi sarà una opportunità per approfondirli e per tentare poi di arrivare a quella di Roma con un valido contributo per poter delineare come si riorganizza la CISL e funzione pubblica all'interno di un nuovo panorama delle relazioni industriali in maniera sempre più efficace ed efficiente. La presenza del segretario nazionale Faverin dà, diciamo, una valenza a questo discorso che si sta facendo sul territorio salernitano? Certamente, bisogna dire che Giovanni è sempre presente, dà un valido contributo a costruire un'organizzazione sempre più realistica, concreta e ancorata ai territori. Il suo contributo in tutti questi anni è stato notevole per far crescere un'organizzazione la cui immagine si caratterizza sempre per i contenuti e le richieste di legalità, legittimità e trasparenza degli atti. Abbiamo fatto tesoro di tutti i suoi consigli e in effetti in tutti gli anni in cui si basa la contrattazione integrativa siamo sempre più incisivi e presenti con valide soluzioni, poiché i problemi sono tanti e ogni problema ha una soluzione e noi partecipiamo coerentemente e concretamente a tentare di riorganizzare la pubblica amministrazione ritenendo che sia fondamentale a garanzia dei diritti delle gente. Allora, mettiamo un po' di
la prima teatro, la cura perizia, sono una... Ma tu non sai come mai? Gli aspetti altri non sono ammessi più al posto di lavoro. E voi non fate sempre i concorsi, c'è una categoria apposta, a parte. E poi io, ogni quando comunque deve essere assumere i disabili. Alla instaurazione di un valore unico. Demos non si... Tanti disabili, pensate alla strada, non danno il lavoro, perché non posso accedere al centro come lavoro io. Io lavoro da parte da Treano e lavoro benissimo la cultura, perché entro il mondo sono pure che i dati vogliono lavorare. Quindi bisogna scindere il discorso per quanto riguarda del compenso economico con quello che effettivamente è stato fatto e dare una proporzione all'opinione pubblica. Questo è stato fatto e Bonanno è stato oggetto di questa aggressione che è servito per giusto, non a Bonanno. Allora noi che cosa dobbiamo capire? Mirafiore è stato fatto il contratto a Bonino, l'assunzione di nuove persone. Questo discorso di Mirafiore e di Menti è venuto perché ci dobbiamo difendere. Un'altra cosa che mi è proprio piaciuta assai, guardate, mi dovete credere, come ti chiami? Io ogni volta mi dico Salvatore Antico. Mamma mia, il fatto di Pompei, ma io guardate a Pompei, quello che è stato fatto a quel lavoratore di Pompei che ha fatto l'assemblea bloccando gli scavi ed è stato cacciato dalla CISL, non si è pensato alle tessere, a quante tessere deriva e chi rappresentava, ma per quello che ha combinato. Per me si mette una medaglia d'oro, si bisogna fare una comunicazione a tutti i lavoratori di quello che è successo. Eppure noi ci siamo dimenticati, perché cosa è accaduto? A Roma la stessa cosa. Allora siamo fessi noi, non sono fessi loro. Siamo fessi noi perché non riusciamo a capire qual è la strada, perché la strada che loro ci vogliono fare ce la scavano avanti per farci cadere dentro e noi puntualmente ci cadiamo dentro. Adesso il problema di Roma è quello che stanno facendo a Roma, sarà ripetuto in tutta Italia, ma io le dico come al solito, la mattina vanno con i colleghi, chiacchieriamo.